Radio UCI Focus. Ciao a tutti amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo di ALAS, la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo. L'indennità è stata introdotta dal decreto Sostegni Bis ed è stata pensata per coprire gli eventi di cessazione involontaria del lavoro avvenuti a partire dal 1 gennaio 2022. Da questa data i datori di lavoro, committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli di collaborazione, sono obbligati a versare la contribuzione di finanziamento dell'indennità ALAS. In particolare deve trattarsi di lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli o che prestano attività a tempo determinato in tutti gli altri casi, oppure ancora che sono esercenti attività musicali. La misura del contributo versato dai datori di lavoro è fissata al 2% del compenso lordo giornaliero. L'INPS, tramite il recente messaggio numero 2260 del 30 maggio, ha fornito tutte le istruzioni operative e contabili e le riduzioni previste. L'istituto chiarisce inoltre che nel caso dei lavoratori esercenti attività musicali, il legislatore, considerando le particolari modalità di questo lavoro, caratterizzato da un'ampia autonomia d'organizzazione e a livello economico, ha previsto che siano gli stessi lavoratori a provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi informativi e contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.